Beresti, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di oggi per quanto riguarda il calciomercato nei campionati italiani, comunque Serie A, Serie B e Serie C. Comunque questi giorni tantissime notizie, quindi partiamo subito e quindi ovviamente partiamo dalla Serie A perché si parla di Genoa. Infatti il Genoa sarebbe interessato a Kučka. Stiamo parlando comunque di un centrocampista classe 87 che comunque anche questa stagione ha fatto tanti gol, diversi anche tra l'altro su rigore, ma comunque ha fatto veramente molti gol con il Parma da centrocampista, un giocatore che per la Serie A ci può stare assolutamente. Difficilmente lui vorrà rimanere di Serie B, il Genoa lo vorrebbe per comunque rinforzare i reparti di centrocampo, anche vista la perdita di Strootman, perché comunque abbiamo visto che Strootman è andato al Cagliari e per sostituirlo, se vogliamo, potrebbe arrivare Kučka, che comunque può arrivare a titolo definitivo anche con un prezzo inferiore visto che il Parma è sceso, quindi ovviamente lo venderà meno, però comunque è un giocatore da Serie A assolutamente, comunque anche esperienza, quindi sicuramente per il Genoa potrebbe starci assolutamente. A questo punto però parliamo di Empoli, perché ufficiale il riscatto di Canestrelli, difensore che da 2 stagioni militava all'Albirolefe, classe 2000, quest'anno ha fatto una grande stagione all'Albirolefe così come tutto l'Albirolefe. E l'Empoli quindi lo riscatta comunque, lo riscatta, insomma, lo riacquista sarebbe comunque perché diciamo si parla di una sorta di prestito con diritto di riscatto e controriscatto, comunque l'ha controriscattato, comunque l'ha riacquistato, comunque ripeto difensore di ottima prospettiva, classe 2000, ha fatto una buona stagione in Serie C e secondo me è giusto che magari faccia un anno di Serie B, magari a un Alessandria neopromosso o a un Perugia, comunque una squadra che gli garantisca la titolarità in Serie B nel campionato cadetto per fare un po' più di esperienza, anche se è un giocatore comunque di prospettiva. Assolutamente. A questo punto però parliamo di un colpo in casa Torino, perché arriva il secondo portiere, perché arriva, diciamo, il portiere di esperienza. È stato confermato e anche rinnovato Milinkovic-Savic qualche settimana fa, il fratello comunque di Sergej. Sirigu è sul piede di partenza, si parla addirittura anche di Juventus interessata a lui. Fatto sta che comunque Sirigu se ne andrà e come sostituto, diciamo, quindi come gregario di esperienza alle spalle di Milinkovic-Savic, che dovrebbe giocare titolare, è stato preso, e se ne parla comunque da tanto tempo, Berisha. Stiamo parlando comunque di un portiere classe 89 che firma un triennale con il Torino, arriva dalla SPAL comunque titolo definitivo, colpo sicuramente importante per la categoria alla fine. In realtà Berisha comunque già comunque alla SPAL l'anno scorso, ma l'anno scorso intendo quando giocava in Serie A ancora alla SPAL e all'Atalanta, alla fine i suoi gol li ha sempre presi, cioè un portiere comunque che alterna ottime parate anche però a diverse papere, mi viene in mente una papera clamorosa quest'anno in Serie B. È un portiere tutto sommato discreto che comunque garantisce esperienza e come spalla di Milinkovic-Savic ci può assolutamente stare. La categoria la conosce molto bene, quindi è assolutamente un colpo che ci può stare assolutamente. A questo punto è che possiamo andare avanti e parlare in realtà di un'altra cessione in casa SPAL, ovviamente in Serie A, perché è arrivata l'ufficialità di Bonifazzi al Bologna. Bologna che ha ufficializzato tantissime questioni, tantissime trattative nelle ultime ore, negli ultimi giorni, e arriva ufficialmente Bonifazzi, difensore classe 96, che arriva per circa 6 milioni di euro e firma un quadriennale con il Bologna. È un rinforzo, secondo me, ottimo per il reparto difensivo del Bologna, che alla fine quest'anno, diciamo che Tomiyasu comunque se ne dovrebbe andare, ma il Bologna storicamente non ha mai avuto grandissimi difensori negli ultimi anni comunque. Bonifazzi è un giocatore comunque giovane, che all'Udinese non è mai fatto schifo. È un profilo comunque molto interessante per la Serie A, ha un ottimo fisico, comunque magari un pochino lento, però è sicuramente un giocatore che può fare molto bene in categoria. Credo giochi titolare perché alla fine un investimento è anche importante, sembrando, ripeto, di 6 milioni di euro. E via Tomiyasu, seppur hanno caratteristiche differenti, comunque via un difensore come Tomiyasu che sembra essere diretto verso l'Atalanta, dentro Bonifazzi ci può stare come cambio. A questo punto però tornerei comunque in casa Empoli e parliamo un po' della questione portieri, perché si fanno tanti nomi comunque nel reparto portieri, visto che serve un rinforzo di categoria, di livello per la categoria. Brignoli non, diciamo, sembrerebbe essere il profilo adatto per la Serie A, almeno stando alle valutazioni dell'Empoli e alle notizie ovviamente che sono uscite in questo senso, quindi verrà girato in Serie B, verrà ceduto in Serie B.
E potrebbe arrivare Vicario, portiere che io volevo e avrei voluto a Crotone, ma prima difficile comunque arriva a Crotone, visto che, come dicevo, tantissimi interessi da parte di squadre di Serie A. Il Genoa sembrava comunque averlo chiuso, in realtà trattativa comunque che non è andata a buon fine. Vicario che potrebbe essere riconfermato a Cagliari, così come è Sermato via. In questo momento comunque l'Empoli sarebbe vicino per portarlo in Toscana, vedremo un po'. Comunque fatto sta che è una questione molto interessante comunque da seguire, visto che sembrava andare al Genoa, poi rimane, poi va via. Vediamo un po' comunque quello che accadrà in futuro. A questo punto l'abbiamo citato prima e parliamone, perché ufficiale Strootman va al Cagliari. Stiamo parlando comunque di un centrocampista classe 90 che arriva in prestito con diritto di riscatto al Cagliari dal Marsiglia, giocatore che è arrivato l'anno scorso in prestito al Genoa, sempre dal Marsiglia. È un centrocampista che il Marsiglia 2 anni fa l'ha pagato 25 milioni di euro, quindi un centrocampista comunque che fino a qualche anno fa comunque valeva molto, ha fatto molto bene a Roma, ripeto, cifre molto importanti, questi ultimi anni si è un po' ridimensionato, alla fine è un classe 90, non è così tanto anziano, sicuramente per i reparti centrocampo ci può assolutamente stare, vedremo se verrà riconfermato Nainggolan a Cagliari, però comunque Strootman come mediano che comunque può fare anche il regista. Sicuramente non è per niente male, comunque lo metti lì e in un centrocampo comunque nel centrocampo comunque del Cagliari di semplici può fare sicuramente bene. Ripeto, l'operazione è un prestito con diritto, quindi non vai a spendere nulla sul momento e ci può assolutamente stare come operazione. A questo punto mi sposterei però in Serie B perché ci sono tante tante notizie e parliamo di un giocatore retrocesso comunque quest'anno, ma che piacerebbe molto in B. Stiamo parlando di Morosini dell'Entella. Stiamo parlando comunque di un centrocampista più che altro offensivo, dove negli ultimi anni non è che abbia fatto benissimo, soprattutto negli ultimi anni, proprio ultimi 2 anni, ma mi ricordo 2 o 3 anni fa, 3 anni fa più che altro col Brescia fece comunque molto bene. Alla fine rimase in categoria e si è un po' comunque perso, se vogliamo. Quest'anno ha fatto fatica come tutti gli altri all'Entella, ma un centrocampista che le qualità per stare in B ce le ha assolutamente. Tanto che infatti Alessandria come Ascoli sarebbero interessate, e per queste 3 squadre, comunque, due neopromosse, una squadra di medio livello, comunque di categoria, che però comunque vorrà puntare quest'anno ai playoff con Sottili in panchina. Ecco, potrebbero essere dei colpi importanti. Magari, ecco, Morosini per sostituire Baic, che sembrerebbe essere in partenza in un 3-4-1-2. Ecco, non sarebbe, anzi, per sostituire più che Baic, Sabiri, in realtà, perché comunque andrebbe magari a mettersi come trequartista Morosini, quindi per sostituire Sabiri, per esempio, a un Ascoli, non sarebbe male. A questo punto, però, parliamo di un altro giocatore che piace molto in Serie B, che è Sagiu. Sagiu, attaccante comunque molto, molto giovane, che quest'anno ha giocato, mamma mia, che quest'anno ha giocato comunque al Cittadella in prestito dal Milan, giocatore che quindi è di proprietà del Milan e che piacerebbe comunque a diverse altre squadre, sempre in categoria, sempre in Serie B. In questo senso sarebbero interessate Pordenone, Como, Vicenza e Spal, che vorrebbero quindi portarla a casa. Tra l'altro c'è un piccolo interessamento che da parte della regina, però comunque è un centrocampista che, sì, un attaccante, scusate, che alla fine difficilmente arriverà a Reggio vista la concorrenza, ma comunque l'ho voluto riportare in questo video perché piace a tante altre squadre e sicuramente tornerà in Serie B, vedremo dove, magari può anche tornare alla Cittadella volendo, però è un attaccante di livello per la categoria, l'ha dimostrato comunque, alla fine è una buona prima punta, una buona prima punta e sicuramente comunque in una squadra come per esempio un Com, ma anche volendo un Pordenone, magari per sostituire Diò, anche se hanno caratteristiche un po' diverse, potrebbe non essere male. Diò comunque è andato via da tempo, ma per dire quel tipo di attaccante lì, comunque un attaccante, una prima punta. Andiamo avanti, parliamo un po' anche di Ternana perché c'è un interessamento per un under dell'Atalanta. Stiamo parlando infatti di Ruggeri, terzino classe 2002, che arriverebbe in prestito comunque all'Atalanta, terzino sinistro, quindi comunque andrebbe a rinforzare la fascia sinistra, dove tra l'altro comunque si è ritirato Mammarella, se non mi ricordo male, dovrebbe essersi ritirato Mammarella qualche tempo fa. Comunque andrebbe a ricoprire la fascia sinistra, è un terzino comunque under, un giocatore molto giovane che alla fine comunque arriva da una squadra che comunque sa bene i giovani prenderli e
gestirli come l'Atalanta è sicuramente un profilo che può far bene in Serie B e quindi colpo comunque eventualmente interessante. È per ora solamente un interessamento, c'è solamente un interessamento a parte la Ternana, però vedremo un po'. Comunque un under sicuramente interessante. A questo punto parliamo di Frosinone perché è ufficiale l'arrivo di De Lucia per quanto riguarda il reparto portieri. De Lucia che firma un biennale con il Frosinone, portiere classe 96 che comunque arriva a zero da svincolato. Ex Feral Pisalò, comunque già da diverso tempo si parlava di un accordo raggiunto con il Frosinone, ma direi anche un mese abbondante in realtà, o se non un mese giù di lì comunque, 3 settimane massimo. Comunque è arrivata questa ufficialità, ripeto, la notizia generale, mancava solamente l'ufficialità d'arrivata, portiere che ci può stare comunque per la Serie B. Vedremo un po' se Bardi andrà via comunque o se De Lucia farà il secondo di Bardi, comunque come gregario di Bardi. Però comunque sicuramente in Serie B ci può stare, alla fine ha fatto una buona stagione quest'anno, può comunque essere un portiere assolutamente di buon livello per la Serie B. Detto questo però direi che possiamo parlare un po' di Serie C, tante tante notizie, perché la prima è un colpo proprio in casa Feral Pisalò in uno scambio Corradi-Scarsella, Corradi firma con la Feral Pisalò dal Modena alla Feralpi, Scarsella invece va dalla Feralpi al Modena. Partiamo prima con il parlare comunque di Corradi, stiamo parlando comunque di un trequartista classe 90 che firma un biennale con la Feral Pisalò, sicuramente rinforzo di buon livello per una Feralpi che l'anno prossimo comunque punterà a fare una buona stagione, c'è comunque Vecchi in panchina e il mercato si sta già muovendo comunque con diversi colpi anche usciti nelle ultime ore. Ovviamente quello di cui stiamo parlando in questo momento è l'arrivo di Corradi, la cessione di Scarsella, però comunque per quanto riguarda Corradi, tornando un attimo questa operazione ci può assolutamente stare, come sempre poi in serie C contratto biennale, perché la maggior parte degli acquisti in Serie C sono tutti contratti biennali, la maggior parte comunque, fateci caso, ma a parte questo comunque colpo di buon livello, comunque un giocatore offensivo, un trequartista che può dare sicuramente una mano alla Feral Pisalò. E per un centrocampista, diciamo, se vogliamo inserire Corradi comunque come centrocampista, per un centrocampista che arriva ne comunque parte uno, cioè Scarsella, che quindi fa il percorso inverso, va al Modena, centrocampista classe 89 che firma un biennale anche lui con il Modena, colpo sicuramente di ottimo livello, Scarsella ha fatto un'ottima stagione quest'anno, centrocampista di ottimo livello per la categoria, tra l'altro è arrivato anche diverse volte al gol, quindi è un giocatore comunque molto molto importante, fondamentale quest'anno per la Feralpi e sicuramente al Modena di Rivetti può fare molto bene. Rivetti, ovviamente, è la società che ha acquisito il Modena, che ha rilevato il Modena, che negli ultimi giorni, con i vari colpi Renzetti per reparto difensivo, è arrivato comunque anche diversi altri difensori, vedi, di cui poi forse anche parliamo. È arrivato adesso, come dicevo, anche Scarsella, sta facendo una squadra sicuramente di livello importante per poter ambire al salto di categoria. A questo punto, però, parliamo anche di Foggia, perché si fa un nuovo nome per il reparto centrocampo più offensivo, perché il Foggia sarebbe su Ferrante, trequartista classe 2002 che attualmente gioca e è di proprietà del Bisceglie, squadra che attualmente, a meno che non venga ripescata per l'ennesima volta, giocherà la Serie D perché comunque è retrocessa, però forse viene anche ripescata, vedremo, anche se la vedo comunque difficile. Fatto sta che comunque quest'anno ha fatto diverse presenze con la maglia del Bisceglie, e il Foggia comunque sarebbe interessato, sarebbe comunque un ottimo colpo per rinforzare il reparto, la batteria dei trequartisti. È comunque un 2002, un giocatore che può crescere molto molto bene con Zeman, quindi potrebbe essere un colpo sicuramente importante in prospettiva ma anche comunque nel presente. A questo punto però parliamo di ufficialità in casa Olbia, perché è ufficiale l'arrivo di, anzi il rinnovo di Arboleda, terzino classe 97 che firma un biennale con l'Olbia, giocatore comunque importante per l'Olbia negli ultimi anni, è comunque tutto sommato relativamente ancora giovane, ha comunque collezionato molte presenze l'anno scorso, comunque ha giocato sempre titolare, è un terzino che quindi viene confermato anche per le prossime 2 stagioni, sicuramente potrà dare una grande mano anche nelle prossime stagioni all'Olbia di Mister Kanzi, che tra l'altro è stato confermato, ne abbiamo anche parlato negli ultimi settimane, comunque nelle ultime settimane. A questo punto però parliamo di un altro rinnovo, in questo caso in casa Vispesaro, perché è ufficiale il rinnovo di Cucci, attaccante classe 90 che firma un triennale con la Vispesaro, quindi rinnova per i prossimi anni fino al 2024,
Rinnovo sicuramente importante, un attaccante di livello per la categoria, per una squadra comunque come la Vis di medio livello comunque in questo momento, anche se quest'anno forse ha fatto leggermente meno bene rispetto alle aspettative comunque che erano magari superiori, quindi dico almeno una lotta per i playoff che non è ma che non c'è mai stata in casa Vis Pesaro quest'anno, ma a parte questo comunque è Gucci un attaccante di livello per la categoria che ogni anno comunque i suoi non dico doppia cifra ogni anno, ma comunque i suoi 7-8 gol li fa. E è un attaccante comunque che comunque nei giorni del Nord ha sempre giocato, ex Pistoiese, sicuramente il nuovo importante, anche per non perderlo comunque a zero. A questo punto parliamo però di un colpo in casa Lecco, perché ufficiale l'arrivo di Buso, attaccante classe 2000 che firma con il Lecco, rinforzo sicuramente interessante, per un Lecco che comunque dopo l'addio di D'Agostino vuole ripartire, vuole ambire comunque a lottarsi per le prime posizioni non sarà sicuramente semplice, ma arriva con quel titolo definitivo un giocatore under, un attaccante che può far bene in prospettiva, soprattutto eventualmente può anche già subito mettersi in mostra in prima squadra. Vedremo un po' comunque il tutto. E chiudiamo con un'ufficialità in casa Ancona Metelica, una delle squadre comunque più attive sul mercato negli ultimi giorni, e in questo senso ufficiale l'arrivo di Papa. Stiamo parlando di un centrocampista classe 90, tra l'altro cosentino di origine. Giocatore che arriva comunque in realtà a zero, poiché comunque è successo con il Ravenna quest'anno. Tra l'altro ha fatto anche 5 gol quest'anno con il Ravenna da centrocampista, per niente, comunque statistiche per niente male, numeri per niente male. Centrocampista comunque di livello, è un classe 90, quindi ha comunque esperienza di buon livello per la categoria, per un Ancona Matelica che comunque va a rinforzare le parti centrocampo e con questa operazione che sta facendo negli ultimi giorni, sta iniziando comunque a programmare una prossima stagione in cui vorrà sicuramente confermare il piazzamento playoff. A questo punto mi fermo, ci vediamo qui con un prossimo video. Ciao ragazzi!